Sì, boss. Boss, ragazzi. Ci siamo, ci siamo. Un ragno, un arachnide schifoso. E ragazzi, benvenuti, bentornati su GoItalia. Ritorniamo sulla ZOP. Ci manca ancora un pochino per finirlo. Resistiamo. Resisterò. E andiamo, andiamo come sempre. Let's go, vai. Non se ricordo dove devo andare. Il tipo è sparito? Bene, non c'è più. Va bene, siamo qui. Va bene, va bene. Vedi? Eccoci qua. Un Ciao, po'. Bello. It seems you and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig, I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's set to work miracles, Ura. And do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure. And never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bomboloni. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Can you spare any? As a personal favor? We knew you were a true friend. Oh. And generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just out of feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us, so I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here, a small token, but it's a gift from the heart. Now go. Ah, un disco, no, no, è importante. Quindi, ok. I never forget a friendly face. Honestly. Wow. You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say. And monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists, forget it. It is their secret island, a place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel. Needs must when the devil drives. There could still be a way. A dangerous but marvelous.
business mode of transportation. Ce l'abbiamo? But it won't work without a golden ergo. My research, well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So, I can't make this decision for you. It's up to you. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. It's just not worth getting our hopes up, compagno. Avanti, che devo fare? No? Siamo proprio in un'altra parte. Bene. Addirittura, vediamo un attimo, questo serve. Ok. Ok, abbiamo il geyser. Quello completamente sembra diverso. Questa varietà di... Ok, there's no easy way to say this, but it's a public graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. If the Grand Exhibition's horrific solution is for this world too, I think it's just a terrible thing to think about. Oh, why am I thinking about it? Minchia. Saremo a vedere. Che era qui? No, che cazzo? Ma come? Ah, ma lo vedi? T'ho visto, maledizio. Vabbè.
cazzo. Dove sta? Ah, stronzo, dove sta? Sei là sopra, come ci arrivo? Non mi posso... vabbè. Vabbè, facciamo una corsa. Vabbè, però così... della follia. Cazzo! Fatto, è terribile! Uno peggio dell'altro, mamma mia! Stressante! Porca puttana, figli di trota! Ma perché ho deciso di giocare a sto gioco? Non lo so. Mamma mia. Va bene. Dobbiamo entrare un po' di livello. Qua attenzione a questi due stronzi che prima sono divertiti con me. Adesso li facciamo fuori. Cioè forse attenzione. Tutti potentissimi. Tardi. Faremo? Boh, secondo me no. Oh, che? Okay. Sono giù. La miseria. Stardo. Manco la resistenza al fuoco. Non morire male.
Vabbè, ciao, arrivederci, arrivederci, fino così. Ma quasi. Sai che devo andare da quella parte. Qua non so che cos'è però. Qua l'abbiamo sfondato, però non so di qua. Qua abbiamo cose. Abbiamo... Lo vedi? Salve! Come va, insomma? It's quite odd that we should meet in a place like this. Oh, don't pretend surprised that I got here before you. After all, I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. Con la magia di che cosa? In fairness, I do benefit from your prowess as well. Di sto cazzo. I shall tell you something, since we're nearly peers. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow, gathering shiny things. I have absconded with treasures from its lair. Rare parts and weapons worthy of a hero. Now catch your interest? Vabbè, ci vuole vendere qualcosa. If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. No. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. You're a worthy hunter, and it is... Vedi. Che cazzo! Mamma mia, massacro, lo sapevo. Muori male, grazie a quel cane, attenzione!
state sul cazzo voi lì che fate i camperoni là sopra. Minchia, chi è? Ma c'hanno pure i cosi? Porca miseria, mamma mia. I razzi, cose, cioè, di tutto e di più sta succedendo. Vabbè. Sì, sì, come no. Bastardi. Ma vaffanculo. Sì. Tu madre. Ma tu guardali. Peggio, attenzione, che cazzo era? Si è capito manco che mostro era. Chi è questo, mo? Bastardo, figlio di puttana. Ah, è scomparso così. Vabbè. Boh, scomparso così. Vabbè, abbiamo liberato un po' l'area. Andiamo indietro. Abbiamo qua. Bene, la lama del lascio un pochino vivo. Qua bisogna fare degli upgrade necessari. È abbastanza evidente che non ce la facciamo. Qua non si passa. Corruzione in atto. Qua qualcosa si danneggia. Ecco lo strozzone. L'arma va cambiata il prima possibile. Che cazzo è questo? Ah, ok, possiamo parlare. Wow! So they do exist. Are the puppets like me not bound by the Grand Covenant? I thought I was forever alone.
Without the covenant, my kind hates me. Ci chiederà qualcosa, dovremmo mentire. Monsters, humans, puppets, they all hate me. But I want to be friends with humans. If I learn how to feel, would that be possible? If you tell me how, I'll return the favor. I want to learn how to feel. Hello, my only friend. What have you come to tell me? Clapping is... Ah, no. The mimicry of a joyful heart. It's good to feel alive. Ma che cazzo? Thanks. Poi. Hello, my only friend. What have you come to tell me? Niente. Oh oh. Mamma mia. Vabbè. Oh. Come faccio a fare qualcosa? È un mostro, è una roba. È assurda. Sì, non credo. Burattino del futuro. Ma vaffanculo. Ma in realtà non è molto resistente. Cioè, in realtà è resistente, ma. Vabbè, è troppo resistente. Peggio. Ma c'è pure qualcuno l'assurda che tira ma botta attenzione, una farfalla. E vabbè. Sta massacrando qualsiasi cosa. Anche l'aria. Si sta mandando i missili da sopra. Dobbiamo salire. Subito. Che mi sta massacrando, maledetto. Devi morire. Ah, chiuso. Figlio di puttana, c'è qualcosa che si deve aprire. Non è possibile. Vabbè, questo. Un'altra palena. Proprio in mezzo al casino. Maledetti. Ma come si fa a far sto livello? E questa è follia. Burattino di sto futuro di sto cazzo. Vabbè, è impossibile. No, è impossibile. Oggettivamente è impossibile. Possibile, è impossibile. Possibile. Boh. I suits like me fanno schifo. Vabbè. Oh. Hello, my only friend. Non ce ne sono due, un'altra volta ho rimasto uno, non si sa. Sta battendo due gli alberi quello. Mamma mia. Aspetta che non è che devo fare la forza fuori, Non ha detto manco il medico qua. Vedi. Ok, allora ritorniamo lì, se riesco a capire. Purtroppo si è imparato a memoria, e questo è il mio censore. Questo è quanto, non mi piaceranno mai.
un po' come anche altri giochi, per carità, non è che solo i Souls bisogna imparare a sedere la memoria. Però diciamo che ecco, ok, questa è la strada più breve. Fate questa per forza di qua. Ho dato al 100%, mi frega sti cazzi, ormai veramente. Perché cioè okay, ovviamente un attimo che mi sono perso. Salire sopra? No, no, non penso, non salire, no. Dove devo salire? Ah, però c'è uno Stargazer. Ma vedi? Ah, ok. Allora, forse ho sbagliato fino adesso. Può essere. Vediamo, vediamo. Magari si è sbloccata la situation. E invece no. E invece no. Però vabbè, è il punto di... è il punto di... il checkpoint da questo punto di vista. Va bene. Ho sofferto tanto la mia cazzo di vita. Voglio evitare di soffrire qua. Comunque era su, comunque bisogna salire, credo, non lo so, vediamo. No, no, ovviamente no. Ok, allora abbiamo ucciso così alla buona. Ok, andiamo qua, cerchiamo di capire dove cazzo devo andare. Non mi ricordo più un cazzo. Ma io ho fatto sto percorso, me lo ricordo, e poi sono sceso giù. Quindi andiamo giù. Ma era qua? No? Buh, vabbè. Sì, sì, no, era qua. Volevo fare un percorso diverso. Avevo scoperto che c'era un Stargazer lì che mi aspettava. Quindi in realtà, diciamo, è stato fruttuoso. Almeno questo è stato fruttuoso. Quindi là non ci dobbiamo andare e dobbiamo andare qua. Semplice. Quindi, maggior ragione. Vabbè, qua ci sta un focarello che non serve a un cazzo. E qui non c'è niente da fare. Ok. E poi c'è sta parte che dove io non riesco a superare. Per cui non riesco a superarla e sta roba mi fa nervosire. Ma immagino che devo riprovare. Ok, questo che si illumina è... vaffanculo. Ok, questo che qua non devo andare. La farfalla di sto grande cazzo. E poi dove cazzo di... fermare, almeno questa... ok. Aspettiamo che scende giù la palla. Ok. Questo è stato un film horror comunque, quindi non siete originali manco per il cazzo. Vabbè, comunque. Quindi. Poi vabbè, ovviamente. Il 99% della gente questa roba non l'ha mai vista. Io sì, però. Allora, lì si muore male. Quindi il percorso è di qua. Stavolta ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo capire i tempi della palla. Aspettiamo il punto più... non lo so, forse ho sbagliato. Ecco. No, stavolta non sono morto. No, ma proprio per poco. Detto questo, un attimo che si deve capire qua. Che abbia trovato un nuovo percorso. Oh, vaffanculo. Vabbè, ok. Ragazzi, forse è sbloccato, Forse è sbloccato la situation. Non è detto, però. Forse sì. Ok, questo... ah, ok. Ok. Più lontana. In realtà qua c'ero già stato e quindi mi fa pensare che mi sta per il culo. Però vabbè. Questo però non l'ho sbloccato, quindi forse stiamo andando bene.
Deve uscirmi qualcosa di nuovo. Eccolo, eccolo. Ok, adesso qua togliamo la mod perché è ridicolo così, giocarlo così, quindi ci vediamo fra poco. Ok, rieccoci. Forse ho sbloccato la situation. Vediamo, non è detto. E poi a culo, a culo. Questo gioco veramente lo sto giocando a culo. Ma in realtà non so, forse so già, non lo so, quindi non lo so. Adesso vediamo qua che cosa c'è. Quindi è probabile che mi abbia fatto fare un altro giro inutile. Non lo so. Ok. Quindi scendiamo giù, vediamo se era, se no, ecco, è un po'. Magari va bene, vediamo. Non lo so. Allora, lì c'è un cancello da aprire. Sotto, ho visto. Un frammento di argo. Ok, in realtà. No, proviamo a scendere, vediamo un attimo. Un po' di confusione in testa, ma in realtà è abbastanza forse chiaro, perché qua devo aprire, però ok, quindi ok, a posto. Quindi abbiamo sbloccato il punto che non ci faceva accedere, quindi abbiamo fatto tutto questo giro, quindi ok, siamo esattamente dove dovevamo essere, quindi io mi sento di dire che stiamo procedendo bene, quindi ok, quindi adesso diciamo possiamo tranquillamente ritornare lì. Quindi abbiamo sbloccato la scorciatoia. Adesso si tratta di capire, però io credo che devo andare lì di fronte. Per andare lì di fronte devo salire di qua. Vediamo se ho capito bene, eh? Io penso di sì. Penso che devo salire di qua. Devo salire di qua. D'accordo. Ok. D'accordo! Questo stronzone già l'ho ucciso. Bene. Ok, quindi scendere senza morire. Ok, vediamo un po'. Esatto. E quindi vedete che abbiamo fatto il giro. Quindi siamo dall'altra parte. Siamo dall'altra parte. Mi sembra ok. E quindi possiamo. Possiamo, non so, perché in realtà mi sembra similare a un'altra parte dello stage. Però ok. Ok, infatti, ragazzi, ci siamo. Whoa! An earthquake! That came from the direction of Krot Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad. Allora, Stargazer, ragazzi, uno Stargazer. Ci abbiamo uno Stargazer da riparare. Quindi stiamo andando avanti. Ok, Stargazer era attivato. Io credo che qua si torna indietro, però sapete com'è. Ah, ok, là c'è il boss, a posto. Allora parliamo un attimo con quello e andiamo a farci il boss, che dovrebbe essere l'ottavo boss. Penso di sì. Parliamo però un attimo prima con quello. Hey, are you a treasure hunter too? Strange to meet someone in my line of work. I know how this looks, but I'm not a thief or anything. I am on a serious expedition. Sì. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. I plan my expeditions to follow Alidoro's traces.
But this lock has me at a dead end. Ah, vuole passare. È un ladro che sta cercando aiuto. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Life is short, and all I can do is keep. You never heard of Alidoro? And unlike a lot of the riffraff and crot, he's not a... And professionalism is important when you're talking about... That's why Alidoro... I know there are rumors about Alidoro late... The rumors? Well, for starters... Alidoro is the last person you'd suspect of crimes. Those like... alchemists must be behind it. Those guys... I mean, come on. We're talking about the Alidoro... Would you get a load of this? I grabbed it as a souvenir, but it's just malicious questo propaganda. Questo è interessante. Cosa ci dà? You take it. Lo vedi? Un truffatore si definisce cacciatore di tesoro, indossa. Life is short. All I can do is keep my treasure. It's a cryptic vessel. I think it's a clue to. You know what they say. Vedete, vedete, quindi abbiamo sbloccato la roba, vedete tutti i dialoghi che si devono fare. You never no. Life is all I can do is. Ne ha fatto boss. Ah, yeah. E chiudiamo questo altro episodio. Finalmente. Non vedevo l'ora. Non è il boss? Se è sì. Però già sta aperta la porta, strano. Bah, vabbè, andiamo a vedere. Sì, boss. Boss, ragazzi. Ci siamo, ci siamo. Un ragno, un arachnide schifoso. Quindi... Mamma mia. Mamma mia. Terribile. Mamma mia, mamma mia, ragazzi, va bene, vai, 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 si va, si va, si va, si va per questo boss finale. Ah, aiuto. Potrei prenderlo da dietro, ma non ci riesco. Il mostro perde della palude, fra l'altro. Vai con la special? No, non ce l'ho. Vabbè, non ce l'ho. Vai, vai. Chiamalo di mazzate, bastardo. Muori male, grazie. No, vabbè, se no non fa culo. Vabbè, questa è colpa mia. Vabbè, la vomito. Il vomito brutto. Che è successo? Non l'abbiamo fatto fuori? Ah no, così finisce? Eh no, vabbè, ma non è giusto. Te pareva, finiva così. Cioè questo mo si impossessa pure della del Mac qua. E che schifo. Vabbè. Pure. Con l'energia ripristinata, mamma mia, questo gioco non è il gioco più cattivo, anzi è peggio di Elden Ring quasi. Vabbè, forse è peggio, no, però boh, non lo so, ditemi voi. Attenzione, pure l'arma scaduta, mi conviene più lasciare da quell'altro. Attenzione, non ce la faccio, attenzione, esatto, vabbè.
Male, ho capito. Pure io, non è caso. Dai, dai, bastardo. Muori male. Vai, vai, vai. Questa volta è morto davvero. Ergo, il cacciatore Bev, divoratore di burattini. Finally, you know. The last hero weapon is in my hand.